Salve ragazzi, mi presento, mi chiamo Fantir, su Discord e su Stadia. E oggi vorrei presentarvi Pixel Junk, Pixel Junk Raiders. È un gioco che È un gioco che non tutti sono riusciti ad apprezzare quando uscì su Stadia. È un roguelite e può essere abbastanza difficile, soprattutto all'inizio, perché a causa delle proprio delle meccaniche che sono abbastanza difficili da comprendere all'inizio, anche perché il gioco te le spiega, ma c'è bisogno di leggere molto e online non si trovano molte guide. La cosa fondamentale di Raiders è lo state share. È l'implementazione dello state share, che è abbastanza unico. Al momento ci sono pochi giochi che lo implementano, e Riders è uno di quelli. Altri giochi che mi vengono in mente sono Hitman, la trilogia di Hitman, quindi sono tre giochi. Kryta anche, l'ultimo Judgment. E anche un altro gioco che adesso non mi ricordo il nome. La cosa diversa di Pixel Junk Raiders è che con lo state share noi possiamo giocare livelli di altre persone, e in questi livelli noi possiamo trovare armi e altre cose che ci aiutano nel finire questa missione. Quindi è come prestare un salvataggio. È come prestare un salvataggio di un livello, e permettere a quest'altra persona di immedesimarsi nella stessa situazione. È abbastanza importante perché Raiders ha i livelli proceduralmente sviluppati, quindi non tutti i giocatori giocheranno agli stessi livelli. Quindi, se si trova qualcosa di interessante, qualcosa di carino, qualcosa di diverso, noi lo possiamo condividere con altre persone. Il problema dell'implementazione dello state share è che non lo puoi fare nel gioco. Quindi noi bisogna trovare un link dello state share al di fuori del gioco. Quindi no, non puoi andare nel menu e trovare state share condivisi da altre persone. Questo è stato chiesto agli sviluppatori del gioco e hanno detto che è stato sia un problema tecnico. E lo volevano implementare direttamente nel gioco invece di andare a trovare un link al di fuori del gioco, come un sito internet oppure richiedere lo state share da un amico. Ma loro hanno detto che appunto era stato un problema tecnico e un problema anche di tempo per implementarlo nel gioco, e quindi sono dovuti andare in questo modo. Al momento, se noi andiamo sul Discord di Stadia Italia, vediamo un po'. Avevo condiviso un link. E adesso non vedo. Ok, per esempio avevo condiviso un link su galleria del Discord di Stadia Italia, dove si può trovare proprio una lista di tanti state share. Per esempio, questa è la lista, suddivisa in diverse categorie. Per esempio, questi sono i nuovi state share suddivisi in livelli. Ci sono
nel gioco comprende 10 livelli di difficoltà. E invece questa è la lista completa di tutte le persone che hanno condiviso lo state share al momento su questa spreadsheet, su questo file. Quando il gioco uscì, io partecipai molto nella creazione di questa lista. Per esempio, se vediamo all'inizio, ecco, questa è stata una delle mie prime condivisioni. E ho cercato di aiutare le persone che cominciavano questo gioco e si ritrovavano a perdere tutto il loot, a perdere tutte le armi, e il che è abbastanza frustrante perché, come in Dark Souls, quando tu muori perdi tutte le armi. C'è un modo per ovviare a questo, e cioè sbloccare il primo aggiornamento che ti permette di fare il loot del tuo cadavere, però se muori 3 volte, il livello è perso e te perdi tutte le armi. Quindi si capisce che sia abbastanza frustrante dopo aver fatto diverse missioni, diversi livelli, affrontare un livello troppo difficile, perderlo e ridover fare il grinding di tutte le armi, andare alla scoperta di tutte delle armi. Quindi ho cercato un modo di aiutare queste persone che volevano affrontare questo gioco, ma si trovavano a essere troppo frustrati, diciamo, a dover perdere tutte queste armi. Quindi ho creato questo state share che cliccando sul link ti porta al primo livello dove io ho lasciato tante armi. Tante armi come scudi, mazze e spade. E altri utenti anche hanno aperto lo stesso link, hanno fatto la loro versione dello state share e hanno lasciato altre armi e voi potete vedere proprio il fantasma della persona col nome sopra. Quindi adesso io vorrei fare la dimostrazione del primo livello e fare il tutorial e poi vorrei dimostrare come utilizzare gli state share. Quindi noi abbiamo fatto, questo è livello 1, versione 2, versione 3, versione 4, c'è una versione 5. Penso che userò la versione 5 più tardi. Quindi facciamo partire il gioco. Quindi, come ho detto, Pixel Jungle Raiders è abbastanza difficile, soprattutto all'inizio, perché appunto se muori, se perdi la missione, devi ricominciare da zero. Questo è uno dei giochi esclusivi per Stadia e non sono disponibili su altre piattaforme. Near the frontier of United Planets space. Come tanti roguelite, questo gioco ha anche una storia dietro. Tante persone che hanno fatto la recensione di questo gioco non l'hanno nemmeno nominato. E anche non hanno mai nominato il fatto che di quanto importante sia l'implementazione dello state share in questo gioco. Io commentai anche
la review dei IGN Italia, per mostrargli appunto il fatto che è un gioco che comunque c'ha una storia dietro, e è un gioco che comunque si basa molto sulla forza della community. A volte sei costretto appunto a condividere lo state share per essere aiutato, perché altrimenti non puoi andare avanti. Allora, io ho tanti save, da come potete vedere. Ma comincerò una dall'inizio, vediamo un po'. Hey kiddo, you there? Oh, there you are. Just got up from hypersleep, it looks like. Well, I'm glad you're here at last. I'll try to fill you in as best I can on the crazy goings on. It seems the top brass over United Planets are calling in us mercenaries to do their dirty work. About a month ago, they got a distress call from the planet Tantal out in frontier space. Quindi questo pianeta Tantal è stato attaccato da alcuni alieni e noi siamo dei mercenari che andiamo a soccorrere questi nativi del pianeta. Seems a solar system sized quantum anomaly has engulfed the home planet of the Tantalian civilization and is somehow harvesting their life energy. They want out. No one really knows what's going on, so yep, you got it. They've called us in to save the day. They must be desperate, huh? Still, the perks are good and the job seems right up our alley. And there's also lots of ancient Tantalian loot to be, so basically, we go in and teleport out any survivors we find. Oh, and don't forget to tread carefully. The anomaly is sending in some weird-looking alien troops and they are tough sons of bitch. But our job is never easy, is it, kid? Your avatar system, it's a Cyrix 1200, sì. Right? Quindi in pratica noi mandiamo il nostro avatar sul pianeta, non andiamo direttamente. Quindi ogni livello, in ogni livello hai 3 vite. Se muori devi ritrovare il tuo cadavere e fare il loot. Ma quello è lo devi sbloccare. Non è nemmeno. Se qua appena inizio non posso nemmeno lootare il mio cadavere se vado a morire. We need to calibrate your avatar. Questo è bel tutorial. Just do what the computer tells you to do. Allora, facciamo quello che ci chiede. Camminiamo. Quindi possiamo colpire sia col braccio sinistro che il braccio destro. Con R. Damn aliens. Can you kill that critter so we can finish calibrating? Andiamo un po', cerco in giro, vedete se c'è qualche arma. Ok, una volta che uccidi possono droppare qualcosa di buono. Mai. Cerco di fare tutorial allo stesso tempo. SP è la stamina e HP ovviamente è la vita. Ogni volta che uccido un nemico mi droppa la currency, che mi permette di sbloccare, comprare delle... ho ucciso tutti, cavolo.
Allora, se andate nella mappa, questa è la mappa. E adesso non c'è niente perché si sblocca man mano che tu esplori il mondo. E questo è lo stato del personaggio. Vita, stamina. E questi sono gli attacchi. Mano sinistra, mano destra. Critico, sinistra, destra, velocità. Difesa. E questi sono il DNA. Andando avanti di livello, puoi sbloccare del DNA, che ti sblocca alcune caratteristiche del personaggio. Quindi gli slot del DNA rimangono con te. Gli oggetti sono quelle cose che vanno a... puoi perdere. Quindi puoi avere, puoi equipaggiare sia oggetti sulla mano destra, mano sinistra, oppure entrambi le mani come i martelli enormi. Vabbè, ovviamente qua c'è tutti i tesori alieni che puoi sbloccare. Al momento ci sono degli utenti sul Discord dei sviluppatori che stanno facendo raccogliendo tutti i tesori e stanno condividendo appunto lo state share di quel determinato tesoro e dove trovarlo. Così se tu vuoi sbloccare il 100% del gioco, basta cliccare sullo state share, finire il livello e sai già quale tesoro alieno trovare in quel livello, perché la persona l'ha condiviso. Qui c'è un bonus, è un tipo di season pass gratuito che si azzera ogni 30 giorni. Da come potete vedere, scaderà tra 4 giorni, 8 ore, e ci saranno nuovi bonus dopo quella data. Quindi per esempio, quando farò a livello 1, potrò prendere uno o l'altro. Per esempio questo, ci sono due DNA a livello 1, e uno dei DNA merita delle caratteristiche diverse dall'altro. E queste invece sono imprints. Queste invece sono, che ne so, sono delle mine o oggetti che puoi lasciare. Sono oggetti che puoi lasciare nella mappa. E quando tu andrai a condividere quel livello, resteranno nella mappa e potranno essere acquistate con i soldi che vengono lasciati dai nemici. Quindi per esempio io, se ho un livello troppo difficile, posso farlo un paio di volte, usare tutti gli imprints, questi oggetti, che ne so, possono essere granate, possono essere altri mostri che mi aiutano a sconfiggere dei nemici. E salvare lo screen, fare uno screenshot e andare di nuovo nella stessa missione tramite lo screenshot, e troverò tutte queste granate lasciate nel mondo che posso utilizzare per sconfiggere questo il livello. Ecco, queste sono tutte cose che puoi sbloccare giocando. Non ci sono mica transizioni in questo gioco, quindi tutto ciò che vedi può essere sbloccato solo tramite giocando. Vabbè, andiamo avanti. Questo è il salto che ci permette di andare un po' più veloci nella mappa. Ok, cerco di fare la calibrazione. Altrimenti non la finiamo più. Questo è il menu rapido. Adesso ho equipaggiato una spada. Un po' di corsa. Le animazioni sono un po' così.
credo adesso sia finito. All Avatar systems are go. I've just finished patching in and should be coming online now. Ok, adesso ho la mappa. Le armi si rompono, si rovinano, quindi io, per esempio adesso la mia arma è la spada di luce, è 84%. Ok. Allora, se andiamo nella mappa di nuovo. Ok, questa è la parte di mappa che ho sbloccato. In questa zona ci saranno altri sopravvissuti. Penso che ci saranno, I don't know, penso tre. E qui ce n'è uno. Quando lo vedi direttamente, lo vedi, lo sblocchi nella mappa. Invece quando ancora non l'hai visto direttamente, ci sarà questa nuvoletta di puntini che ti dirà pressoché la zona dove trovarlo. Ecco, questo è uno. Se ci sono nemici attorno, non puoi salvarli. Ecco, adesso non ho abbastanza soldi per sbloccare questa. Adesso raccolgo un po'. Vediamo un po'. Penso di averci 51. Ok. I see you just found a quantum imprint. Those things are crazy, man. Try using it from your avatar's quick menu. Quick menu. Questi sono quegli imprint che, se li utilizzo, poi resteranno salvati nella mappa. Quindi lo utilizzerò più là, quando ci sono i nemici. Dai. Vediamo. Ok, me ne mancano tre. Allora, ogni volta che salvi tutti i nativi in una cittadella. Ce n'è nemici. Sbloccherai questo core nucleo. E questo è l'unico modo. Non è l'unico modo, però. È il modo per recuperare l'energia più veloce. Ci sono anche altre postazioni in alcune mappe dove puoi utilizzarle per sbloccare, per riavere un po' di XP, HP, scusa, ma sono molto rare. Quindi l'unico modo per recuperare vita è assorbire questi nuclei una volta che hai sbloccato le cittadelle. Allora, questo è Mark. Kid, the trick is spotting the cube-like alien artifacts floating above the citadels. I'm sending an image of one now. Get up high somewhere and have a good look around. Allora, proviamo a mettere un imprint. Dove stanno i nemici? Ah, non li so. Allora. No. Ok, ne ho messo uno. Non penso che utilizzi il ray tracing.
Una mina si espande, una grande. Sono caduti nella trappola. Senza volerlo. Questi sono dei potenziamenti che puoi sbloccare. Per esempio, adesso faccio più danno con la mano destra. E sono più veloce con la mano destra. E aumenta la possibilità di fare un danno critico. Quei potenziamenti valgono soltanto per quel livello. Quindi non me li porto dietro dopo aver finito il livello. Ogni volta che fa un livello parti da zero. Great job, kiddo. They've set up an exit portal to get you out of there. You can easily spot it by looking for a pillar of light or following the mark on your radar. Di niente. Sopravvalutato il ray tracing. Quindi ho salvato 5 e mi ha dato 50 di crediti. Ho ucciso 20 di quei nemici livello 1 e ho collezionato alcune gemme, che quelle pure vanno a influenzare il mio punteggio. Apprendista. Congrats on the new rank, kiddo. This is where you can upgrade the software for your avatar. Each patch unlocks some cool abilities and you're allowed one down. My favorite is the guard break patch. Allora, ho la possibilità di sbloccare una patch. Vediamo un po'. Il radar. Non lo posso nemmeno fare perché devo fare al minimo livello 5. Patch, mano sinistra, martello. Martello è molto importante, soprattutto più avanti perché ti permette di fare alcune mosse che sono importantissime per sconfiggere alcuni nemici. Ma secondo me la prima patch che bisogna sbloccare è la patch bottino, ovviamente, perché è l'unico modo per lootare il nostro cadavere. Se andiamo a morire, perdiamo tutte le armi, ovviamente, quindi le puoi recuperare in qualche modo. Altrimenti, ovviamente, ci sono quelle della vita, altre cose importanti. Questa quella sia. Ok. Io sbloccherei questo prima di tutti. Poi si possono guardare agli altri. Yes, I'm just a level 2. I'm just starting a new save just to show how it's like starting this game. You know, I'm gonna try one of those state shares later on. I'll make sure I won't override my save. I don't want to start all over again. Allora, vediamo un po' quelle sbloccare. Di sicuro questo.
una chance più per non morire. Quality alien DNA can make all the difference. Make sure to splice it into your avatar before heading back down there. Way to show those alien critters who's boss. Those alien artifacts are quite the find, aren't they? Wish we were allowed to keep them, though. Anyway, down that junk you call coffee. Now let's get back in there. Allora. Hey, kid. I see you're still getting to grips with the Cyrix 1200 system. This screen should... You can hop on these signals back to their source and rescue more Tantali. Allora, ogni volta che finisce una missione ti arriveranno nuovi segnali per nuove missioni. Abbiamo chiesto qual è il significato di queste lineette e apparentemente più passa il tempo e più perdi il segnale. E quando perdi il segnale, quando il segnale è troppo fiacco ovviamente, perdi quella missione e non la puoi più fare. C'è la possibilità di creare missioni random. Adesso al momento non ce le ho, non compare, però andando avanti con la storia ha la possibilità di mettere tre nomi casuali e ti creava un livello. Al momento ho soltanto missioni di soccorso. Quando arrivo più là con la storia, mi sbloccheranno delle boss fight. Penso che ci siano 4 boss fight in totale. Ho trovato che per sbloccare l'ultima boss fight della storia c'è tanto tanto grinding, ci sono tante missioni da fare. Allora, adesso abbiamo minaccia livello 1 e minaccia livello 2. Questo livello 2 ha anche due side mission espresse con il punto interrogativo, quindi proviamo a fare questi qui. Ok, in questa schermata possiamo mettere il DNA che ho personalizzato. DNA. Look, kiddo. Alien DNA is powerful stuff and not to be messed with lightly. Your avatar has some free DNA slots, though, so try plugging one in. Yeah, see. Yeah, it looks great, doesn't it? You can swap them around whenever you're back here in the cockpit. I've just seen it. I didn't try it. I didn't play the game for a long time. So I just logged in today and I wanted to start I wanted to start fresh just for this live stream. Seconda vita. Sounds cool. Wow, 3! Ah! Occupa 3 slot. Mamma mia. Sono tanti slot. Vabbè. Meglio di niente. Per esempio, il mese scorso non c'era questo DNA. È un DNA che hanno introdotto con la seconda Season Pass. E da quello che vedo è molto, molto importante. Perché ti permette di non morire se arrivi a zero di vita. Quindi lo mettiamo. Dov'era? Ovviamente possiamo personalizzare il personaggio con i costumi che sblocchiamo. E qui c'è la lista delle armi. Al momento ne ho soltanto una. E fatta questa missione, se perdo, andrò a prendere le altre armi usando lo state share, così mi mostro come funziona. DNA. Schema. Ok. Immagino, ho giocato il gioco in inglese, quindi alcuni nomi non mi sono familiari, però penso che i schemi quantici sono gli imprints, che al momento non ho perché li ho usato prima. Gli imprints dovrebbero tornare con te se non sbaglio. Potenziamenti, questi sono i potenziamenti che
che ho al momento. Quindi andiamo a fare questa missione di livello 2. Ho tutto che mi interessa. Ok, inizio missione. Yeah, this new DNA looks great. Let's see. Have you been playing much this game, Ninja? I try to finish Bloodborne, but I'm stuck. Hey kiddo, I snagged you some extra information from my connections. Just a few pointers to get you up to speed. Check them out in the tip section of your journal. Okay. Andiamo alla ricerca. Ah, l'acqua. L'acqua ci uccide per qualche motivo. Quindi non puoi andare in acqua. Allora, vediamo la mappa. Allora, ci sono 6 superstiti in totale. Quindi immagino ci saranno 2 qui. 3 lì. E l'altro dov'è? Allora ci saranno 3 e 3. 3 e 3, ok. Hey kiddo, careful about letting your SP deplete fully. Your avatar's defenses will drop completely, leaving it very vulnerable to attack. Ah. Allora, il modo principale per trovare armi e altri potenziamenti è cercare queste. Hey kid, looks like you found another of those quantum imprints. Now that I've got my head around them, I swear by mine incendiaria. Use it from your avatar's quick menu. Quindi il modo più veloce per trovare gli oggetti è andare alla ricerca nella mappa. Di solito sono difesi dai nemici, quindi bisogna stare un po' attenti. Allora, vediamo un po' dove sono questi superstiti. Dovrei ritrovare una trama perché sono al 54%. Io sto attento a non finire la barra della stamina, altrimenti non posso schivare i colpi. Cosa? Gemma. Devo trovare un'altra arma. C'è un altro potenziamento lì su. Ok. Yeah, I think it makes sense, just playing every month, you know, just to reach a level 30, to unlock as many as DNA as possible or outfits. A good idea. Ah, tu sali lassù. Vediamo un po'. Nei primi livelli
i nemici non ritornano spesso. Ecco, adesso sono tornati. In alcuni livelli più avanzati sono orde su orde che non finiscono mai. Abbastanza frustrante. Oh, l'arma. Oh, cavolo. Ecco, adesso per esempio non ho più armi e devo andare a trovarle perché la mia arma si è rotta. Gemma. Mi servono armi. No. Ok, questa è una delle missioni, side missions che mi che ti possono dare. Ciao, ciao. Ok, adesso devo fare questa side mission, no? Altrimenti non se ne andrà. Cioè, devi, non solo li stai a venire a salvare, ma li devi anche farli contenti con le, facendo delle side mission per loro. A volte ti chiedono di uccidere alcuni nemici, a volte ti chiedono di raccogliere alcuni oggetti, cose diverse. Arma? No. Ok, andiamo a fare questa cosa. Ecco, questa è la parte frustrante di... che tante persone hanno trovato in questo gioco. Il fatto che... Oh, l'acqua, no? Cavolo. Hey kid, I heard there's sometimes special treasure and weapons to be found around those ancient ruins out in the desert. Andiamo un po'. Andiamo... Cioè... Vediamo se riesco a saltarlo. Cavolo, no, no, c'ho paura. Tanta paura. Faccio il giro a lungo. Acqua tossica. Vediamo un po'. Sulla mappa si vede il bordo della mappa. Se andiamo oltre perdiamo il segnale e moriamo. Quindi bisogna restare entro questo limite, che di solito è un cerchio. Ok. Ok. Che mi dai? Una spada. Penso userò i cazzotti. Una spada che... è già rotta, già sta al 46%. Ok, quell'alieno vuole che rompiamo questa roccia per qualche motivo. Facciamolo contento. Good job, kiddo. The Tantalian is gonna be happy to hear about this. Il ragazzo che ha scritto in chat Ninja Guy al momento è la persona che ha più trofei in questo gioco. Player number one Ninja Guy. Molto attivo nella community di Raiders. E al momento è lui che sta facendo la lista dei
di tutti i collezionabili per fare il 100% del gioco. Come vedete è un gioco abbastanza lento, quindi non è molto adeguato allo streaming, diciamo, a portarlo sul canale. Oh, grande. Di solito non riesci a salvarlo, ci sono i nemici attorno. Possiamo anche skippare. Skip. Ho bisogno di vita. Devo andare, vediamo un po'. L'ultima città. Penso che ci sarà una cittadella. Qualcuno fuori la cittadella, vediamo un po'. No, mi sa già detto tutti della cittadella. È buono avere i sopravvissuti tutti nella cittadella. Perché se li salvi, ovviamente ti danno la vita. Ti sblocca il nucleo. A volte ci sono dei livelli in cui ci sono delle missioni underground, oppure in una foresta che devi sbloccare, devi togliere la barriera, e una volta che salvi tutti non c'è un nucleo che ti dia la vita indietro, quindi a volte devi cercare di salvare gli alieni nei posti più inospitali e per poi tornare nel cittadello in cui puoi avere la vita sbloccata. Andiamo un po'. Metto che c'è un trampolino. C'è un trampolino. Livello 2. Ogni livello fanno mosse diverse, quindi. Oh! Eccola! Grazie al DNA non sono morto, e adesso sono morto. E va bene. Adesso per fortuna posso fare il loot del mio cadavere, perché ho sbloccato quel potenziamento. Ecco, lì vedi dei nemici, quindi significa che c'è qualcosa che si può raccogliere. Andiamo a vedere che c'è. Andiamo, cazzotti. Penso che siano morti tutti. C'è qualcosa? Vediamo un po', forse qui sopra. No, non c'è nulla. Andare a trovare il mio cadavere. Vediamo un po'. Devo riprendermi la mia spada. Levati. Ok.
adesso ho una spada. Vado a uccidere questi qua, va. Vediamo un po' che mi dà questo. Una torretta. Vediamo un po' che mi dà quest'altro. Un'altra torretta. Queste torrette sono un pro e un contro, perché ti fanno male. Fanno danno anche a te, quindi. Oh cavolo. Mi avvicino molto perché fanno danno anche a me. Ok, mi avvicino un attimo così. Scappa, scappa, scappa. È danneggiata, già. Già sto al 10%. Abbastanza veloce quest'arma. Si romperà facilmente, però. Andiamo a prendere il potenziamento. Ah, cavolo. Andiamo a questo che vuole. Just fed that into the translator. Looks like there's an alien who has something valuable and is trying to get it back to safety. Okay. If it's good for them, it's probably bad for us. See if you can stop him. Adesso ci ha chiesto di uccidere un nemico un po' più potente del normale. Vediamo un po'. Non c'ho nemmeno un imprint. Blu. Well done. Aha. That is one mission very much completed. Easy, huh? Easy. Ah, queste torrette anche. Oh mio Dio. Star. Ma tra poco da morire. Visto, ho distrutto la torretta e l'ho comprata, così mi aiuta. Il problema è che il problema è che ti fa danno anche a voi se vi spara. Tipo, ci sono 1000 nemici attorno e la torretta va a sparare i nemici e colpisce a te, ti fa danno. Quindi devi stare un po' attento con le torrette. Ok, adesso proviamo ad apprendere le armi dal mio set share, dal mio e
Android e altri utenti anche, perché è stato condiviso, ricondiviso e tanti utenti l'hanno utilizzato. Ok. Allora, come ho detto, gli set share non possono essere accessi dal gioco, che è un problema, perché sarebbe più facile ovviamente se tutte le persone potessero condividere gli set share direttamente nel gioco e non dover andare su un altro sito esterno per giocare lo set share ovviamente. Vediamo un po'. Sono salito di grado. Ok, ho una nuova patch da poter utilizzare. Io utilizzo molto l'attacco fendente, anche se faccio il fendente, non lo so. Mai utilizzato il patch attacco aereo. Faccio attacco rotante. Adesso più si avanti più si sbloccano nuovi attacchi, nuove mosse. Praticante. Andiamo un po' di vita. Un po' poco, 30. No, faccio attacco fendente. Ho salvato 6 alieni, quindi gli sbloccherà il prossimo bonus. 2 bonus sicuramente. Qua finché si parliamo di DNA è molto importante leggere e vedere quali utilizzare. Per le mine, per questi oggetti non mi interessa molto, perché li puoi trovare. Una mina. Mina. Ok. Hey kid, that was great. Those are your contract data. Hey kid, I have access to some unofficial hacks for the Cyrix 1200. Not entirely. First up is an extra thruster patch for your avatar. I guess it was originally a glitch that some hacker got. Hacking. Ok. Allora, proviamo lo state share. Quindi vado indietro. Allora, l'ultimo salvataggio. Qual è l'ultimo salvataggio? 26 di aprile. Praticante, questo qui. Ok, allora io esco dal gioco. Esco dal gioco. Devo trovare questa lista dei stat share. Ehm.
come ho detto, come ho fatto vedere prima, si può trovare nel server Discord di Stadia Italia. Voglio prima prendere delle armi decenti, quindi andrò a prendere Free Loot versione 5, dove c'è questo set di armi che ho lasciato a disposizione di tutti, che si chiama Incento Weapons. Quindi si clicca sul link. Da qui si possono vedere i tre nomi random che si possono utilizzare per condividere lo state share. Ma noi andiamo a cliccare su Play on Stadia. Ok, da qui devi scegliere il salvaggio. Noi vogliamo utilizzare quello che abbiamo creato per questa livestream. Quindi era praticante. L'orario è un po' sfasato, non so perché. Stanno sempre sfasato. Conferma. Ehi, ehi, mezzanotte. Mostrando come si fa lo state share in questo gioco. Abbiamo creato un personaggio nuovo, livello 1. E abbiamo visto che le armi ce ne sono poche e si rompono facilmente. Quindi Hey kid, I was able to dig up some more details about this mission and added them to the tip section of your journal. Check it out when you get a chance. Quindi ah, ok. Questo è un altro problema, devi ricollegare il controller. Può utilizzare mouse e tastiera se volete, però io preferisco utilizzare il controller. Riabbiamo il controller. Ok, da come potete vedere ci sono questo utente è il creatore della lista di tutti gli state share che ho utilizzato. Questo sono io. E Ninja Guy è l'altro utente, l'altro ragazzo che ha anche commentato nella livestream, che penso sia attualmente quasi arrivato a fare il 100% del gioco, quindi penso che sia la persona che ha giocato più di tutti questo gioco. Io penso di essere stato il primo a finire la storia principale, perché come ripeto c'è una storia principale, ma Ninja Guy è la persona che sta tentando di arrivare al 100% e lo sta facendo anche aiutando le altre persone, creando state shares indicando quali collezionabili sono presenti in quelle mappe. Quindi ecco, si gioca, ma lo si fa anche cercando di aiutare gli altri. Quindi vi faccio vedere come si possono lasciare le armi, andando nelle impostazioni, armi, per esempio. Si può cliccare sull'arma e si può fare rilascia. Quindi adesso il mio oggetto è stato lasciato in questa mappa. E una volta fatto lo state share, che si crea soltanto cliccando sul pulsante share o pulsante dello screenshot, diciamo, facendo un normale screenshot con la tastiera. Quell'oggetto che ho lasciato per terra sarà disponibile in quello state share. Quindi che io cosa ho fatto? Ho iniziato il primo livello, quindi un livello molto facile,
E ho lasciato tutte queste armi. Innocente si chiama, vabbè. È martello innocente. Ho lasciato tutte queste armi. Ho ucciso tutti i nemici, ho finito il livello. E prima di lasciare il livello ho fatto lo screenshot. Quindi tutte le armi che ho lasciato sono state salvate in questo livello. Lo screenshot l'ho condiviso su quella pagina. E Ninja Guy è venuto, ha fatto lo stesso, ha lasciato le sue armi, e ha finito il livello e ha fatto lo screenshot e l'ha condiviso. La stessa cosa l'ha fatta anche questo utente qui giù. Quindi ogni volta che si lascia un oggetto oppure un imprint o qualsiasi cosa, rimane impresso nel livello una volta che si fa lo screenshot. Quindi io posso venire qui e prendere le armi. E come ripeto, queste armi qui sono abbastanza buone. Quindi aiuteranno molto. Ne ho messo un bel po'. Feci anche un post su Reddit perché tanta gente si lamentava del fatto che, come avete visto, le armi si rompono facilmente. Una volta se muori non c'hai la patch per fare il loot del tuo corpo, perdi tutte le armi. Se vai molto avanti e muori, perdi tutto. Quindi, se sei tipo, che ne so, facendo livelli molto avanzati tipo 7, 8, anche se il massimo è 10, dà un po' fastidio il fatto di dover andare a ricercare tutte le armi. E grazie allo State Share possiamo condividere le nostre armi e andare a raccoglierle quando se ne ha bisogno. A me piace molto la spada innocente. Ho sbloccato altre mosse. Questo è il fendente. E questa è l'altra. Ho molto poca stamina. Quindi devo stare attento perché se finisco tutta la stamina e poi mi attaccano non posso evadere. Evade. Quindi adesso per ottenere le armi che ho appena raccolto devo finire il livello. Questo. Rimango molto fermo perché ho poca stamina. Ecco, questo sono io. Puoi lasciare delle animazioni. Emoticons. E le altre persone potranno vederle. Quindi è un multiplayer asincrono. Un po' allo stile di Death Stranding. Tipo Ninja Guy qui ha lasciato una mina, un qualcosa, non lo so. E ho bisogno di 25 per sbloccarla. Quindi ogni volta che tu utilizzi una mina o altri oggetti vengono salvati nel livello. E altre persone possono utilizzare altre persone e anche te stesso. Quindi è un aiuto sia a te che ad altre persone. Per esempio, io non riuscivi a fare un livello e chiese aiuto alla community di questo gioco, Pixel Junk Raiders. Quindi altre persone sono andati nel mio livello, quindi c'era un livello, non riuscivo a fare. Feci lo screenshot, lo condivisi, e altre persone lo finirono per me, fecero lo screenshot della loro playthrough e lasciarono tutti gli oggetti in giro, che ovviamente vanno ad aiutare l'altra persona.
In altri giochi invece lo state share sembra essere implementato in modo differente. Tipo, è un po' come: guarda, ho questo livello, provalo. Qui invece può essere utilizzato sia come: sì, ho questo livello molto carino, ci sono cose diverse da altri livelli, provalo, ma anche ho bisogno di aiuto. Completa il livello per me, così io potrò completarlo successivamente. Quindi è un doppiamente, è un aiuto ovviamente. Ninja Gaiden. Changement non so come lo implementa. Non posso salvarlo perché ci sono dei nemici attorno. E già si vede la differenza con quest'arma. Quelle che trovi in giro ci vogliono un po' più di golpe per ucciderli. Adesso voglio provare un altro state share di un livello. Vediamo se troviamo un livello diverso dagli altri. Forse con un po' di foresta, vediamo un po'. Stato molto strano con Judgment perché nemmeno l'hanno pubblicizzato che integrava State Share con la versione Stadia. L'hanno trovato gli utenti giocando al gioco. Molto strano. Hey kiddo, I just got my hands on a completely elite. Once the weapon is full, just aim and fire to Ah, unleash hell on whatever you aim it at. It's no wonder this thing is. I've sent it over and it should be installed already. Go try it out. ok. Se ne saranno dimenticati, è vero. Ok. Cocco genericamente rigido. Questi sono i livelli creati random. Bei nomi. Allora. Andiamo a prendere un altro livello. Allora, andiamo un po' a livelli. Forse 2-3, perché siamo proprio all'inizio. Questo l'avevo condiviso io. Vediamo un po'. Prima questo qua. C'erano delle underground. Underground.
fatta questa, farò vedere come condividere lo state share. Devo ricollegare il controller. Riprendiamo il salvataggio di prima. Qui c'è stato un altro giocatore. Hey kiddo, I just saved a bunch of survivors that live out in the middle of nowhere, away from the cities. Lasciamo. A bit harder to find, but they still need saving. Vediamo un the trick they found was to look for smoke, grazie. Sometimes they'll light fires at their camps to stay warm. Quindi quando salveremo, la prossima persona potrà vedere il mio grazie. Perché ha paura? Ci ha lasciato. See that? Your quantum channeler absorbed the remaining life force right out of that dead alien. Check out the current charge at the bottom of your screen. Questo utente ci ha lasciato. Che scudo. Scudo. È una spada. Andiamo. Bisogna pagare 50 per poterlo salvare. Magari questo. Ok, ancora non siamo arrivati a 50. Adesso, da come vedete, in basso c'è una barra rosa che si carica ogni volta uccidiamo un nemico, si carica un po'. E quello è il Quantum Channel, o non so come l'hanno chiamato in italiano. Quello è l'unico modo per uccidere alcuni nemici. L'unico. Ok. Qui possiamo creare un imprint che si chiama Brian Prepotente, ma soltanto se abbiamo 3 pietra cristallina. No, 10 pietre cristalline. Quelli si trovano soltanto alcune parti, non so nemmeno. Ogni livello è diverso, quindi non. Qua non si sente nulla. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Ah, questi sono dei potenziamenti. Quindi se io adesso prendo un'arma che non ha. Che è al 100%. Colpisco questo potenziamento e adesso do il danno fuoco ogni volta che colpisco un nemico. Secondo me il danno più potente è quello di corrente, perché si diffonde anche ai vicini. Mi stavano aspettando. Where?
Non la senti di venire. Fire! These aliens on fire. Dai, 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 dai. Dai che c'ho danna. Ci sono 15 alieni da salvare in questa mappa. Ci saranno altri due da qualche parte. C'era una porta, andiamo un po' qui giù. Oh mio Dio, no, non ci vado. È una trappola. È una trappola quella. Non so quante quante volte sono morto in una trappola del genere. Non ci vado. Forse alla fine della live stream. Ma non ci vado adesso. Metto un punto, via. In pratica è una stanza che tu entri e poi le porte si chiudono e compaiono tanti nemici. Ma i nemici quelli grossi però. E sono a livello, cioè all'inizio della... Non ce la faccio a vincere, in pratica. E non voglio riperdere tutto di nuovo. Dove era l'altro alieno? Qua giù invece. Sì, qua giù. Hey, looks like your quantum channeler is all charged up and ready to go. This should be good. Conduttore quantico si chiama. Vabbè, adesso non lo uso. Utilizzerò più in là. Cazzotti. Ok, abbiamo liberato questa parte underground perché non ci sono più indicatori, nuvolette, quello che sono. E quindi andiamo, usciamo, vediamo un po'. Apriamo altre cose. Ho una pietra cristallina su 13. Non penso che riuscirò a costruirle. Andiamocene. Ok, vediamo un po' che c'è più di qua. Come ho detto prima, nei sotterranei, una volta che liberi tutti gli alieni, non hai il core, quindi non hai modo di recuperare la vita. Quindi andrebbero fatte per prima. Quindi è meglio liberarsi gli underground, è meglio liberarsi anche... A volte ci sono proprio dei nemici da soli nella mappa, in una tenda. Quindi è meglio liberarsi quelli per primi. Così se perdi la vita... È meglio perdere la vita all'inizio che alla fine. Quando immagina se è quasi finito il livello e vai a morire perché vai a fare un underground. E non c'è modo per riprendersi la vita. Odio questi. Ok. Negasonic. Negasonic Neo.
pratiche. Scusa. Scusami, non volevo. Tanto non si fanno male. Non so se sia un glitch o se è una cosa voluta. Ma se non si utilizza il core per recuperare la vita, che ne so, uno lo lascia meno per utilizzarlo più in là, certe volte torni indietro e non c'è più. È una brutta cosa. Perché uno fa, uno si impegna tanto a fare il livello per dire vabbè, lascio il core così torno indietro quando, una volta che ho perso più vita o cose del genere, torno indietro e non c'è più niente. Oh, ok. Ecco, adesso ci sono dei sopravvissuti in delle tende. Quindi una volta salvati non avremo modo di recuperare vita. Via. Ancora non ho utilizzato il martello. Vabbè. Tra un po' lo dirò. Penso che sia un gioco molto rilassante per le musiche. Tranne quando ci sono troppi nemici attorno a te e non riesci nemmeno a camminare. Ok. Chi è rimasto? Oh, c'è qui. Ci sono dei nemici lì. Dei sopravvissuti qui. Dov'era? Lì. In alcune mappe ci sono dei, come ho detto, ci sono delle parti con delle foreste e i sopravvissuti sono protetti da una barriera. Questa barriera può essere mandata giù soltanto distruggendo alcuni piccoli monoliti, non so come chiamarli. E a volte invece ci sono grandi monoliti. Ci sono due monoliti per ogni mappa che, se sbloccati, vanno a distruggere tutti i nemici attorno. Alcune volte i nemici vengono distrutti permanentemente, il che è molto buono. Ma altre volte invece i nemici tornano e sono ancora più incavolati per qualche motivo. Non so qual è la logica dietro. Vedete il fumo? C'è danno da caduta, quindi bisogna avere non un buon timing, però ricordarsi di non cadere a peso morto. Con 15 sopravvissuti sicuramente avremo due potenziamenti una volta finita questa missione. Due bonus. Almeno due bonus. Ah, c'è l'ipito. Vediamo un po', usiamo questo martello quantico. Anche se non ci sono nemici potenti. Non c'ho. Ah, cavolo. Devo avere la patch martello per equipaggiarlo. Vabbè, subito la sbloccheremo subito, dai. Dai, su, gruppatevi. Fire. La stamina userò.
Doom. Headshot. Quick. Sbrigati prima che arrivano i nemici. Questo qua di livello è stato buono. Soltanto nemici livello 1 e 2. E nemmeno quelli grossi. Sbagliato. Ah, questi hanno uno scudo attorno a loro. Non ho l'attacco fendente. Tanko. Per togliere lo scudo. Però vabbè, moriranno lo stesso infiammati. Ciao ciao. No, non è morto. Vabbè, ciao. Non so se provare la trappola oppure no. Non ho nessun imprint, quindi non ho. Non lo so. No, non lo faccio. Andiamo alla ricerca di un altro livello un po' diverso. Allora, sblocchiamo il martello. Pace martello. Vediamo un po' qualche bonus pure. Allora, costume estetico. Non so, prendiamo quello bianco, dai. Ed altre armi. A me interessano i DNA, perché le armi, come avete visto, posso averne quante ne voglio. Ma le cose che non posso avere sono i DNA. Encryption key mnemonics for you to try out. Oh, wait, what's this? There's some kind of crazy anomalous signal coming in. Allora, adesso ho la possibilità di creare dei livelli random e inserimento mnemoniche. Vabbè. E allo stesso modo, continuando a giocare, adesso sono al 75%. E quando arriva al 100% andrò a fare la prima boss fight. Quindi creiamo un livello nostro. Allora, vediamo un po'. Bisogna utilizzare tre parole tra quelle che ci vengono date. Al momento, perché siamo livello penso 5, non lo so, abbiamo soltanto queste parole.
perché più vai avanti e più sbloccherai parole che sbloccheranno livelli un po' più difficili. Quindi vediamo un po' cosa possiamo creare. Facciamo serata. Facilmente esultante. Ok, adesso abbiamo creato una missione di livello 1, quindi sarà molto facile. E che ha anche due side missions, quindi e compare che sono stato io a crearla, Fantir. Quindi andiamo a farla un po', facciamola e condividiamola. Ricordatemelo, bro. Avevo detto che la condividevo quella di prima, invece me ne sono scordato. Sarà livello 1, mamma mia, vediamo un po'. Il massimo dei livelli sono 10. Ma a volte ci sono livelli tipo 5, 6 più difficili di altri livelli 10. Vediamo un po'. Quindi ho 8 da salvare. C'è una cittadella qui e un'altra cittadella lì. Ok, sembra facile abbastanza. Utilizzerò il martello per liberare un po' i nemici intorno. Un po' uno spreco, che sono soltanto nemici di livello 1. È un po' uno spreco. Ok. Non ho sbloccato la mano sinistra. Se avessi la mano sinistra potrei indossare anche uno scudo. Con lo scudo puoi fare anche delle parry, ma è difficilissimo. Peggio di Dark Souls. Devo salire. No, ok. Vabbè, questa è la missione. I can almost translate that one myself. Present, me, you give. I'm not sure if he means you should give him presents or the other way around. So let's go to that spot and find out. Is it your birthday? No. Chissà, a volte nemmeno li vedi i nemici. Ma non puoi salvare. Scendi giù, dai. Allora, adesso ho sbloccato una side mission e devo andare al punto giallo. Intanto libero questo. E ci dovrebbe stare. Eccolo lì. Vediamo un po'.
Allora, quel tizio vuole che vada qui. Andiamo un po'. Andiamoci. Andiamoci. Già vedo che ci sono dei nemici. Però... loot. Andiamo un po'. Una spadina. Nulla di che. Sono già pieno di spade. Troppo lontano. Questo il fendente è OP. Penso, spero che adesso sia felice. Ci ha fatto tutta sta strada. Trampolino. Mamma mia, quanta roba. Mina. Mina leggera è buona. Ok, andiamo a salvare. Dai, su. E vai. Skip. Adesso vado a lasciare qualche arma vicino al respawn. Lascio un bel greetings, gioia, e lascio qualche arma, oggetti, armi, rilascio. C'è anche uno scudo. Scudo. Un'altra spada. Ok. Quindi quando farò lo state share ci saranno quelle armi per terra. E vado a rilasciare anche un imprinting. Vediamo un po'. Una mina forse, non so. Mina, metto una mina. Te la metto? Mettiamo l'acqua. Au! Come ti permetti? Adesso, vieni.
scendo dalla mina. Ok, questa cittadella è fatta. Adesso l'altra cittadella qual è? Qua. A volte è meglio parlare con tutti gli alieni prima di salvarli, perché certe volte, tipo, soprattutto ai livelli iniziali, se ti chiede di uccidere 5 nemici e tu hai ucciso già tutti, dovrai, penso, ricaricare il livello. E fammi parlare con te. Nessuno. Allora, ci sono tutti e tre questo qua stanno. E ce ne manca un altro. Vabbè. Via. Oh, cos'è? Ah, volevi. Ok, adesso posso parlare con loro. Ciao ciao. Ah, questo è quello con la missione, vabbè. This guy is paranoid that the aliens are going to get his goods. We can help him, right? He might not get them back, but at least the aliens won't get them. It seems strange to me that the aliens can survive on Tantal when humans can't. Ever wonder what they breathe? Ok. Non so dove è l'ultimo, forse dentro una di queste porte. Qua no. Qua dentro. Ah, te volevi nascondere, eh? Mascalzone. Allora, facciamo quest'ultima missione. Ora lascio. Che lascio? Lascio qualcosa qui. Mina incendiaria. Cosa da notare è anche tu puoi trovare. Puoi avere addosso quante mine, quanti oggetti vuoi. Se li trovi nella missione. Ma per esempio adesso ne porterò 5 con me. E per la prossima missione potrò utilizzarne soltanto 4. Non puoi portare tutto con te di nuovo. Devi sbloccare più slots. Spada arrotondata. Spada di luce. Good job, kiddo. The Tantalian is going to be happy to hear about this. Tantalian. Adesso voglio fare una missione suicida. Ok, adesso faccio lo screenshot. Ok, so abbiamo fatto lo screenshot e è comparso. Vediamo un po' come. Finiamo la missione. Corri, corri. Oh no, dietro di me.
You did it. Hope you found some treasure too. Well done, kiddo. It's time for the next. Kid, the analysis just finished. Now hop on that signal. The Tantalians must be in danger. Okay. Devo fare la boss fight. Facciamo la boss fight e pubblico lo screenshot che abbiamo fatto e la finiamo così per oggi. Vediamo un po'. Ok. Oh no. Vabbè. What the? I've never seen anything like this before. What is this place? Questi sono i custodi. Soltanto con la col martello potenziato si possono far danno. Quindi in pratica in queste missioni devi colpirlo col martello potenziato. Per fortuna ho sbloccato la l'ho sbloccato prima. Ok. E adesso bisogna farmare. Mi sembra. Livello tossicità in calo, ok. Oh, poveri amichetti. Ma alla fine sono avatar, quindi. Guarda questi odiosi. Oh, cavolo. Vado a morire. No, non sono morto. Corri, corri, corri. Quasi. Ok. Ce l'ho carico. Volevo fare sta torretta, però. Cioè, se me lo fanno fa. L'ultimo colpo. Oh, come on. Che c'è qui dentro? Spada chakra. Ok, adesso forse mi aiuta. Se non spara anche a me. Oh, pioggia di meteore. Dai, torretta, fa il tuo dovere. Oh, si è rotta la spada.
Dai, quasi fatto. Che sta a fare questo qua? Vabbè, lascialo fa. Oh, ma mi ha preso. E l'acido pure. Ottimo sto DNA comunque. Sono riuscito a non morire due volte grazie al DNA. Ok, penso che siamo pronti adesso. Ok. Corri. Piaccio di meteoro di nuovo. Via tu che vuoi. Ciao. Oh, ho mancato. Oh, cavolo. Come ho fatto? Si è spostato, sai, mannaggia. No. 1%. Dai, quasi fatto. Ho mancato, mannaggia. Meteoro di nuovo. Nuovo carico, adesso ci vado sotto ci vado. Così impara. Oppure no. Vedete quanto è brutto. Mamma mia, quanto è brutto da vicino. E questi sono i punti storia che possono essere identificati come boss fight. Quei tesori. Caporale. Facciamo faccio mano sinistra così poi e puoi baciare anche uno scudo. Ok, adesso esco dal gioco.
Kid, got my hands on a few more of them mnemonics that you can use to manually enter, then jump into the anomaly. Check them out on your manual search. Okay. Adesso livelli un po' più difficili, livello 3. Ancora siamo un po' all'inizio. E livello 5. Forse lo farò una prossima volta di livello 5. Non abbiamo visto i nemici grossi in questa playthrough. Forse in questo livello 5 dall'immagine si vede che ci saranno i nemici un po' più grossi. Quindi vado indietro. Chiudo il gioco e vado negli screenshots. Allora, questo è lo screenshot che abbiamo preso prima e questa, immagino questa sia la traduzione in inglese delle parole che abbiamo scelto prima. E vado su share e ci chiede se vuoi condividere il link e se vuoi includere anche lo state share. È incluso, facciamo copia, rifacciamo di nuovo. Adesso per esempio posso anche andare su galleria, vediamo un po' su galleria del nostro Discord e lo condivido, così le persone possono giocare allo stesso livello, potranno vedere i miei avatar e potranno raccogliere i miei potenziamenti, diciamo, potenziamenti, le mie armi. Se io lo voglio condividere in quella stessa spreadsheet, possiamo utilizzare questo link e questo lo metto lì qua. Dai, su, ce la fai. Ok, non ce la fa. Ok, ce la fa. Allora qui mettiamo il link, qui la prima parola. Livello 1 penso che fosse, vero? Sì. Livello 1. Quanti erano? 8. 8. Ok. E adesso se andiamo nella lista, dovrebbe esserci, dovrebbe essere l'ultima. Oh. Eccola qui. Quindi se gli altri utenti, le altre persone che se vogliono giocarci, basta andare qui, ci cliccano, si apre, è quello, è il nostro link, play. Proviamo al controller di nuovo, senza controller stavolta. Buonasera Lord, ci siamo riusciti alla fine, eh? Forse passerà la storia come la live stream più noiosa di Stadia Italia. Ok, penso che fosse caporale. Sì, era caporale. Molto tecnica di un gioco
poco giocato e conosciuto. Mi rifarò con le vampiresse da quanti metri? Da 8 metri. Quello sarà un po' più interessante, forse. Ed eccoci qui, quello è stato il nostro state share. E da come vedete potete vedere il mio avatar. Molto contento. E la spada che ho lasciato prima. Sì, quella là. Va bene. Fuggiamo da questo livello perché l'abbiamo fatto. L'abbiamo già fatto. Vuoi salvare i progressi? No. Sì, non voglio salvare. E questo è il gioco. Ci sono, come ho detto, ci sono quattro boss fight. Non voglio riprendere. Andando a que facendo questo andrò a perdere gli oggetti. Ma a me non interessa, perché le armi le posso già andare a prendere da quell'altro state share. Quindi non mi interessa se perdo i miei oggetti. Non fatelo voi a casa. Infatti, ecco, non ho nulla, non c'ho più nulla. Dovrò riutilizzare quello state share. E per fortuna che c'è lo state share. Perché altrimenti, tanta gente ovviamente diventa. Diciamo, non è difficile il gioco, è che le meccaniche sono frustranti a volte. Per esempio, adesso io ho perso tutto perché non ho finito il livello. Se non ci fosse lo state share che abbiamo utilizzato all'inizio, sarei sempre da zero, sarei sempre alla ricerca di armi, ogni volta che se muoio 3 volte o se non finisco una missione. Invece così, grazie allo state share, noi abbiamo accesso sempre a armi. Grazie alla community. Tutto qui. Io penso di finirla in questo modo. Grazie di esserci stati. E spero di fare una live più in là con livelli più difficili. Non lo so, forse 7-8 con l'altro salvataggio con il personaggio principale mio. Sì, come ho detto prima, Lord, c'è quell'utente che è venuto a trovarci prima, Ninja Guy. Lui sta facendo la corsa, diciamo, al 100% per fare tutti gli achievement. E ogni volta, in pratica, per sbloccare il 100% bisogna raccogliere tutti i collezionabili. E essendo un gioco basato su mappe generate a random, è difficile ovviamente seguire una guida. Non c'è una guida per dire vai lì che c'è quell'oggetto che ti manca, vai là che c'è quell'oggetto che ti manca. Quindi lui sta gio mentre gioca e mentre anche altri utenti mentre giocano se trovano un collezionabile fanno lo state share. E così altre persone se hanno bisogno dello stesso collezionabile per fare il 100% utilizzano quello state share per trovare quell'oggetto. Altrimenti sarebbe possibile, ma sarebbe un lavoro molto lungo da fare. Non so se andiamo un po' nella lista, vediamo se c'è qualche indicazione. Bisogna trovarli.
Oh, le granate grandi. C'è ci sono anche la possibilità di usare granate. È l'unico oggetto che si può lanciare in questo gioco. E ho provato me stesso, però non ci sono mai riuscito. Quindi la prossima volta penso utilizzerò questo stealth share per prendere le granate. Va bene. Bisogna leggerle e trovarle. Ce ne sono, da come vedete ce ne sono tanti, sono 364. Quindi più si gioca, più si condivide, più ci saranno livelli a disposizione. Va bene, allora, grazie di tutto. Ci vediamo alla prossima volta. Buonasera a tutti.